Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar, il numero 206 della serie Dialogo con gli autori. Sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e in questi eventi online abbiamo la fortuna di immergerci nelle menti brillanti di scrittori straordinari, esplorando le loro idee in modo approfondito e coinvolgente. Oggi sono molto felice di avere qui con noi un ospite speciale, ricercatore nel campo del destino e del karma. Parleremo di un argomento molto affascinante e anche misterioso, ovvero cosa accade dopo la morte e come viviamo nell'aldilà. Il nostro ospite ci guiderà in un viaggio alla scoperta di questa dimensione sconosciuta attraverso storie documentate, prove, testimonianze e informazioni preziose per tutti. Sono molto curiosa e non vedo l'ora di cominciare. Vi presento con piacere Marco Cesati Cassin. Buonasera. Estate, bentrovati, ciao Rosa. Che piacere essere qua con voi, assolutamente, molto bene. Ciao allora. Marco e benvenuto. Grazie. Mi fa molto piacere averti qui al Giardino dei Libri per discutere di questo argomento così affascinante. Ti chiedevo prima, ti vedo benissimo, ma te lo voglio di nuovo domandare, come stai e da dove ci parli? Allora, in questo momento vi parlo da Parma, dove ci sono i miei due bambini, uno di 6 e l'altro di 3, che mi hanno fatto scoprire una gioia infinita che avrei perso in questa mia permanenza terrestre, e quindi sono a Parma, anche se io sono residente in Spagna normalmente, però ovviamente ho piacere a stare qua con loro. Bene. Allora, io e te, Marco, ci conosciamo da molto tempo e, come sai, amo molto i tuoi libri e la ricerca che porti avanti da tanti anni. Tra l'altro, se ti ricordi, credo di sì, abbiamo già fatto 3 webinar insieme, che voglio dire che tutti possono rivedere nella nostra pagina giardinodelibri.it/webinar. Ti ricordi? Sono stati 3 argomenti molto interessanti. Mi ricordo benissimo, assolutamente. Sono molto contento perché questi webinar veramente, a parte che hai degli ospiti fantastici, quindi sono Grazie. Una ricchezza inaudita che poi puoi sempre rivedere. Tu sei unica in questo, assolutamente. Grazie mille. Senti Marco, per chi non ti conosce, visto che io ti conosco molto bene, vuoi raccontare brevemente qualcosa su di te, di che cosa ti occupi, insomma, oltre al fatto di essere uno scrittore? Quello è il mio 10° figlio che esce in 12 anni, quindi no, mi domando anch'io come ho fatto a pubblicare 10 libri è una cosa, e ho già firmato il contratto per l'11°, quindi non si ferma. E ovviamente la natura è questa, io sono un comunicatore e quindi uno comunica con la pagina, quindi il libro, con il verbo e con la formazione, con le sperimentazioni. E qual è il campo di intervento? Sono le coincidenze, il destino, il karma, che è tutto collegato ovviamente, per finire poi in punta dei piedi sul proseguimento della vita. Io la chiamo la vita dopo la vita da un punto di osservazione laico. Quindi, tra l'altro, esattamente un anno fa, stavo pensando, Rosa, quando io lanciai la formula di Dio, annunciai che avevo intenzione di aprire un centro mondiale di ricerca sulle prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Bene, ti assicuro che questo progetto sta andando avanti. Bene, mi ricordo. Sì. E quindi il tuo pensiero crea la tua realtà. Ci devi credere e non devi mai mollare. Più grande è il tuo progetto, più grande sarà l'onda che si erge per vedere se sarai alla prova. E allora dovrai sostenere questo progetto fino in fondo. E io sono contento che stanno arrivando i primi segnali di interesse e piano piano arriveremo anche a questo. E ovviamente il mio percorso di studio sul destino, il karma e la sincronicità mi ha portato ad entrarmi in questo affascinante mondo che ci attende tutti, che è un mondo che esiste, ma io lo dico non da un punto di vista teologico, ma da un punto di vista proprio di verifica, di riscontro, di oggettività, non più di soggettività. E quindi sono contento poi a portare e raccontare tutto quello che accade. Poi organizzo molti corsi di persona per far vedere alle persone, quindi corsi di tecniche di contatto, perché
possibile per tutti entrare in contatto con questo mondo e quindi vado in giro un po' per l'Italia a spiegare come funziona e come si fa questo tipo di attività. Che bello. Bene, e poi come dicevi tu prima, sei autore, io ne ho qui in parte di molti libri e poi insomma ti faccio i miei complimenti perché questa settimana è uscito il tuo nuovo libro. Noi siamo Anima, eccolo qua, una nuova indagine laica sull'esistenza dell'aldilà. Com'è nata, Esatto. Marco, l'idea di questo nuovo libro? Guarda, è nata da una meravigliosa esperienza che ho fatto con il mio caro amico e che tu conosci molto bene, il dottor Massimo Citro, che è stato mio compagno di avventura per alcune conferenze e un corso molto bello che si intitolava Noi siamo anima. E quindi le sue prerogative, le sue maniere concettuali, che sono ovviamente molto lontane dalle mie, ma che portano allo stesso mare, mi hanno portato l'idea di scrivere questo libro che appunto dà delle notizie anche di natura razionale su perché esiste questo altro mondo. Quindi questo libro è un proseguo del precedente, ma che affonda proprio anche in queste tematiche. Ci sono molte testimonianze, di cui una buona parte sono anche relative alla fine del 1800. Tra l'altro, che se ne dica, la fine del 1800, che è un'epoca di pieno spiritismo, di scoperta di questi mondi, è anche, se vogliamo, la più veritiera, perché a parte i classici millantatori, se ci sei, batti un colpo, alla fine però là non c'erano fake foto, non c'erano filmati, WhatsApp, non c'era possibilità di creare la frode. E quindi alla fine le documentazioni delle persone, quelle vere, con dei doni incredibili, sono assolutamente cristalline. Allora le ho portate, poi vi parlerò di una di queste durante la mia presentazione. Fantastico. Senti Marco, allora prima di entrare nel vivo della serata, voglio dire ai partecipanti che avete la possibilità di porre domande direttamente a Marco Cesati Cassin, il nostro ospite esperto in materia, e potete utilizzare la chat a destra per scrivere le vostre domande. Ricordate che Marco risponderà alle vostre domande tra circa 40 minuti, quindi preparatele. Infine, Marco, volevo comunicarti anche il numero degli iscritti a questo evento, che sono 5.438, ecco qua il post-it. Insomma, dimostrando un vivo interesse per l'argomento che verrà trattato questa sera. Quindi, Molto. senza ulteriori indugi, lascio la parola a te, Marco, per il tuo intervento e io non vedo l'ora di ascoltarti e non vedo l'ora poi dopo di leggerti anche le domande da parte del pubblico. Esattamente. E quindi Prego Marco. partiamo subito anche con lo slideshow, che è Sì. importante, perché vi do di supporto. E attenzione, vabbè, questa è la copertina, bellissima copertina secondo me, con questa luce dentro di noi. Io parto sempre da un concetto fondamentale, che è il concetto del mondo reale, mondo irreale. Ne parlo in questo libro e qui ve lo racconto in modo molto sintetico, ma perché è importante che voi prendiate coscienza di quello che è il viaggio che ti attende. Come disse qualche antico, non è tanto la morte che ci dovrebbe far paura, ma il pensiero della morte, perché poi alla fine la morte è un passaggio, una porta di accesso di cui tutti in un modo o nell'altro ci vanno. Silver Birch è un capo indiano esistito il secolo scorso, anzi la fine del secolo del 1800, che apparve a un come entità, apparve a un giornalista francese che si chiama Maurice Barbanel. Questo era un normalissimo giornalista, non aveva niente a che fare con la medianità, però questo giornalista comincia ad avere in testa questa entità che gli comunica delle cose di cui lui assolutamente non se ne occupava. E quindi comincia a pensare se o è impazzito o c'è del vero. Lo cominciano a visitare, psichiatri, alla fine è tutto vero. E quindi si forma quello che si chiama un cerchio. Il cerchio è composto da persone, da studiosi, quindi stiamo parlando di filosofi, psichiatri, studiosi di vario genere, che cominciano a dialogare attraverso la medianità di Maurice con questa entità molto potente che, per esempio, chiamava Dio Grande Spirito. Era una delle sue ultime incarnazioni, quindi è un'anima alla fine del percorso terrestre. Il viaggio dell'anima poi prosegue
in un'altra direzione. E a questo punto, in questo libro, c'è una serie di domande, di cui alcune sono molto, molto umane, se vogliamo proprio pensarci. Adesso vi faccio vedere un'altra slide di Silver Birch, come lui si descriveva e si presentava, mentre qui abbiamo Maurice alla fine della sua vita terrestre. E a questo punto io arrivo a una pagina dove leggo una domanda lecita, se volete, molto umana, che penso interessi a tutti. Ve la faccio leggere. Quando lasceremo il corpo fisico, quello che adoperiamo nel mondo dello spirito è reale e solido tanto quanto quello che lasciamo indietro? Cioè, io tocco il mio corpo, no? E io quando smetto di stare qui, che cosa succede? Se c'è un'altra vita, ma io che cosa sono? Avrò un corpo come questo? Quindi, incuriosito, andai a vedere la risposta di Silver Birch. Ebbene, questa risposta che io lessi circa 10 anni fa mi ha cambiato completamente la vita e il mio modo di vedere la vita e con tutto quello che vi accade dentro. È una risposta che mi ha spiazzato completamente. Spero che spiazzi anche voi. Andiamola a leggere insieme. Molto più reale e molto più solido di quello che lasciate indietro nel mondo della materia, perché il vostro mondo non è il mondo reale affatto, è solamente l'ombra gettata dal mondo dello spirito. La nostra è la realtà, e voi non capirete la realtà fino a quando non passerete nuovamente nel mondo dello spirito. Voi capite che potenza ha questo messaggio? Questo non è il mondo reale. Il mondo reale è quello, però la regola è che me ne accorgo solo quando torno di là. È come un interruttore. La regola è che io finché sono di qua non posso percepire questa risposta completamente. Devo solamente crederci, oppure vivere sapendo che questo è tutta una prova. Questo non è il mondo reale, è una Matrix. È un film, sono dentro un palcoscenico dove ci sono tutti i personaggi. Personaggi che magari ho già visto prima di scendere al mondo, prima di scendere in questa dimensione. E poi, attenzione, avrò un corpo molto più percettivo e più solido di questo, più reale, dice addirittura. Come, cosa vuol dire avere un corpo più reale? Vuol dire che io mi sentirò ancora di più, mi percepirò ancora di più. Se voi ci pensate, è una cosa pazzesca. E soprattutto mi sentirò leggero. Non sarò più magari frastornato dal dolore, dalla malattia, di qualsiasi genere. No, mi sentirò leggero, ma con un corpo molto più percettivo. La leggerezza come un fiocco di neve. D'altronde, quando noi siamo arrivati su questo mondo, la porta che ci ha fatto arrivare qua, noi siamo entrati nel grembo materno. E la nostra mamma non si è accorta di noi. Eravamo esattamente un'altra volta un fiocco di neve. Un fiocco di neve che si è posato all'interno del grembo materno e che piano piano ha cominciato a formare quello che è il veicolo dell'anima per potersi manifestare in questo mondo. Un fiocco di neve. Un fiocco di neve che è esattamente la stessa cosa quando io me ne andrò. Diventerò un fiocco di neve con un corpo di una leggerezza incredibile che non ha più bisogno di spazio e non ha più bisogno di tempo. Io sarò ovunque e comunque, come un fiocco di neve, ma con un corpo che io posso percepire. Questa per me è una notizia pazzesca, importantissima, anche perché tutto questo, ricordatevelo, ha come comune denominatore, attenzione, la coscienza del sé. Io non perderò mai la mia coscienza di sé. Chi sono io, la mia personalità, le mie caratteristiche fisiche, mentali, emozionali, non scompare nulla. E questo, se io ve lo dico, è perché io assisto quotidianamente a canalizzazioni, dimostrazioni, prove. Quindi, come disse Elisabeth Kubler-Ross, la grande dottoressa svizzero-americana che fece neuropsichiatra infantile, che fece più di 30.000 casi, studiò più di 30.000 casi di bambini che tornarono indietro dopo essere morti, disse: io non ho più bisogno di credere, io so, basta, so che è così, non ho timore di questo. Quindi ricordatevi queste notizie, il mondo reale è l'altro, questo è un campo di prova e il corpo che avremo di là sarà soffice come un fiocco di neve, ma molto percettivo.
più di quanto voi crediate. Questo comunque è il libro dove ho preso l'informazione, per vostra informazione. Magari Rosa ce l'ha sicuramente in magazzino. E adesso andiamo a dire velocemente, ma proprio veramente molto velocemente, la differenza tra anima e spirito. Perché? Perché si fa tanta confusione. Sono due parole che si utilizzano molto, molto spesso, però l'esatta definizione non è così comune. Andiamo a vedere innanzitutto la parola anima. La parola anima è è come dire, per me l'anima, per parlarvi proprio in senso generico, è una delegata, una parte dello spirito delegata a fare esperienza su questo mondo. L'anima è il principio vitale dell'uomo. Quando io faccio sempre un esempio di che cos'è il corpo fisico, faccio sempre l'esempio di un computer. Immaginate che il vostro corpo fisico sia un computer. E a questo punto immaginate che il computer, per essere vivo, per avere tutte le sue esperienze, ha bisogno di un principio vitale. Ecco che arriva l'anima. L'anima occupa il computer e comincia a manifestarsi. Comincia a manifestarsi e quindi voi siete anima dentro il computer. Il computer è il mezzo col quale tu, anima, puoi farti vedere, se no qui non ti si vede nessuno, perché tu sei un fiocco di neve. Capisci cosa voglio dire? E allora a questo punto tu ti manifesti, poi qui ci sarebbero altri discorsi da fare su quello che è il destino dell'anima e dove va e come va e perché hai questo destino che ti sei scelto. Non possiamo aprire questa porta, ma continuiamo a dire che comunque l'anima è eterna e ha il principio duale. Cosa vuol dire il principio duale? Vuol dire che sa vivere in questa dimensione e ha anche un principio di ubiquità. L'ubiquità vuol dire che quest'anima è qui che sta parlando con voi, ma è sicuramente anche altrove. L'anima ha il dono dell'ubiquità. Immaginate una multilocazione animica. L'anima, tra l'altro, contiene tutte le vite passate, presenti e future, solo per il fatto che la parola eterno non esiste. Esiste la parola infinito, infinità, e quindi in un punto infinito racchiudi tutte le vite passate, presenti e future. Ok? Allora, detto questa velocissima spiegazione dell'anima, andiamo a vedere la differenza con lo spirito. Qual è la differenza con lo spirito? Lo spirito è, diciamo, quella parte che controlla l'anima e, come in questa frase di Steiner, praticamente dice che ha il giudizio finale. Il giudizio non è la parola giusta, ma possiamo dire la consapevolezza finale dell'esperienza che l'anima ha fatto sulla Terra. Io lo chiamo la corrente elettrica, è l'hardware di questo computer. Senza la parte spirituale noi non possiamo agire, non possiamo essere quello che siamo. Anzi, il nostro viaggio è prendere proprio coscienza che noi siamo spiriti immortali. Questo è il vero lavoro da fare. E l'anima ci aiuta sempre in questo percorso. Quando nella vostra vita vi rendete conto, magari una mattina alzandovi senza nessun motivo apparente, non avete vinto nessun gratta e vinci, non siete stati promossi in nessun lavoro, non avete in procinto nessuna vacanza al mare, vi alzate la mattina e stranamente vi sentite felici. Una felicità inspiegabile, una sorta di meravigliosa serenità. Bene, c'è un detto che dice: vuol dire che tu, anima, hai fatto un passo avanti per diventare ancora più consapevole. La consapevolezza non si basa sui bisogni materiali, ricordatelo. Vuoi sapere anche se per caso sei un'anima antica? L'anima antica presuppone una non quantità di paure. Meno paura hai, più sei venuta su questo mondo ad affrontare le tue paure. Tu già le conosci. Io non so perché, ma questa cosa non mi fa paura. L'hai già vissuta, fa già parte di te, fa già parte del tuo bagaglio di esperienza. Capisci cosa voglio dire? È ovvio che l'ultimo baluardo è proprio quello della morte, no? Questa attesa che a cui tutti andremo prima o poi. Io dico sempre che bisogna essere sempre pronti. Come dice Steiner, l'aldilà è una conseguenza dell'aldiqua, e quindi è tutto un prosequio. Dove stai andando? Perché? Come ci arrivi? Ragionate su questo, che è molto importante. Allora, a questo punto andiamo avanti con il nostro viaggio. Vi faccio vedere velocemente un piccolo schema dei quattro corpi dell'anima, che poi qualcuno in una società antica che si chiama società teosofica aveva chiamato quattro gusci.
Perché gusci? Perché proprio sono come ci racchiudono dentro, no? Il primo guscio abbiamo visto questo corpo fisico. Poi quando il corpo fisico viene lasciato lì, come quando voi lasciate la vostra macchina dallo sfascia carrozze, salutate la vostra macchina, magari tirate un sospiro di sollievo. Ah, quanti chilometri che ho fatto con te? Ciao. Io sono sempre io, me ne vado. Quando me ne vado da questo mondo, ho un altro guscio che dura 3 giorni, che è il corpo eterico. Il corpo eterico ha un'importanza fondamentale in questa vita. Il corpo eterico, adesso non ve lo posso raccontare, che viene chiamato doppio eterico perché è un doppione che sta in noi e praticamente ci tiene in vita. Il corpo eterico fa funzionare tutta la parte non comandata da noi del corpo, per esempio, o ci nutre attraverso i raggi cosmici quando noi dormiamo, perché voi sapete che se non dormiamo potete mangiare e dormire, ma non sopravvivete. Ci sono tante funzioni del corpo eterico, dura 3 giorni ed è impregnato di emozioni, impregnato di terra, ecco che poi potrebbe apparire a destra, a sinistra, accendere, spegnere, far cascare, oppure sedersi su un materasso. E poi anche lì l'anima si disfa di questo corpo eterico. E finisce corpo astrale. Corpo astrale ha un ruolo fondamentale perché deve vivere e rivivere tutta la sua vita, andando a aprire i suoi registri akashici e va a rivivere tutta la vita con tutte le esperienze. Lì si aprirà sicuramente questo libro incredibile dove noi avremo la possibilità di comprendere ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero che abbiamo fatto in quest'ultima esperienza. E lì purtroppo arriverà anche il famoso inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è praticamente lo spinto, tu rivivrai lo spinto di chi hai spinto. Cosa significa? Significa, questo lo disse Steiner nel 1915 a Berlino, significa che tu rivivrai quello che tu hai causato a una persona, ma come se fossi la persona. Pensate che cosa pazzesca, qualsiasi persona tu possa aver ferito, offeso, percosso, tradito, umiliato, tu vai a rivivere quello che la persona ha vissuto a causa tua. Comunque tutta questa elaborazione prima o poi finisce, non esistono le fiamme eterne per nessuno. Qui potrei aprire altri concetti, ma non è il caso di andare. Andiamo avanti, andiamo oltre e finalmente ti spogli di questo corpo astrale. Pensate, viene chiamata la seconda morte desiderata. L'anima non vede l'ora di fare quest'altra morte conosciuta per liberarsi di questo corpo rivestito di emozioni ed entrare finalmente nel terzo cielo, terzo piano, che è il nostro paradiso, dove si ricongiungerà. Grazie a questo corpo che avrà, che è il corpo causale o mentale, si ricongiungerà alla parte spirituale e lì comincerà a fare una sua esperienza. Immaginate che quando noi lasciamo questo mondo è come se facessimo un fantastico viaggio all'estero, senza ritorno. È un viaggio all'estero però. Ciao, ogni tanto però qualche cartolina riusciamo a mandarla, ogni tanto riusciamo a avvicinarci, ogni tanto riusciamo a sbirciare, anche perché i pensieri, i nostri pensieri rivolti verso di loro, per loro sono dei fatti. Cioè il pensiero è come un cartellone che arriva in testa. Quindi ogni volta che voi pensate a qualcuno che amate, che sta già in questa dimensione, sappiate che ovunque si trovi, lui vi sente, questo è certo. Bene, fatti questi 4 corpi, andiamo a vedere a questo punto. Ecco, queste sono delle foto molto importanti per farvi capire quanta roba c'è intorno a voi. Questo ragazzo che si è messo a disposizione davanti a un obiettivo di una macchina fotografica molto aperto, gli abbiamo detto: pensa a qualcosa di bello, pensa a qualcosa di sognante, di amorevole. Guardate che luci ci sono intorno a lui. Guardate questa nebulosa è la vostra energia, è tutto voi, la vostra aura, la vostra anima, voi siete tutto questo. Quando voi vi avvicinate a qualcuno che vi dice, che vi dite, a me questo non mi piace, è perché quel colore lì che vedete non confà col suo. Per esempio, io gli ho chiesto a un certo punto, fammi vedere quando sei arrabbiato, quando pensi qualcosa che ti manda fuori di testa. Guardate questa foto. Guardate questa foto, cosa succede? Questo siamo noi quando ci arrabbiamo e questo colore, questa nebulosa si espande ed è energia, energia sottile che va a intaccare gli altri. E quindi come vibri tu con gli altri? Chi sei? La tua anima come interagisce con tutti? Questo siamo noi, non sono fotomontaggi, è tutto vero. Anche qui, ancora più arrabbiato, praticamente è scomparso dall'obiettivo. No, ti prego. Torna un attimo sereno, torna un attimo con la pace dentro di te, con la serenità, con l'amore. Pensa a una persona a cui vuoi tanto bene. Ecco, così
così va molto meglio, i colori cominciano a cambiare nuovamente. Questo per farvi vedere che l'occhio non vede tutto, quindi dovete imparare a capire che c'è il fenomeno, ma c'è anche il noumeno. Il fenomeno è ciò che appare ma non è, e il noumeno è ciò che non appare ma è. E quindi imparate a interagire non solo con ciò che vedete, ma anche con ciò che non vedete. Questa è un'esperienza meravigliosa in questo mondo e noi dobbiamo assolutamente approfittarne. E la morte è un passaggio, è una porta. Noi siamo già arrivati in questo mondo con una porta, con un opposto che è esattamente lo stesso, e questo opposto ci ha fatto arrivare qua. Se voi ci pensate, eravamo in uno spirito, siamo entrati in come un fiocco di neve dentro nostra mamma, ci siamo formati senza respirare, al buio, al caldo, siamo passati in un tunnel e abbiamo cominciato a respirare, alla luce, al freddo. Poi lasciamo questo mondo da respirare, non respiriamo, da corpo fisico torniamo spirito. È un continuo, porte che si aprono e che si chiudono, di cui noi siamo assoluti protagonisti. Guardate questa bellissima immagine di uno dei più grandi, come si dice, uno dei più grandi poeti mai esistiti, sicuramente un medium, che è Rumi, il quale disse questa bellissima strofa che ci fa capire quello che noi siamo: morì minerale e nacqui pianta, morì pianta e mi levai animale, morì animale e fui uomo. Che cosa temo? Quando mai la morte mi sminuì? E ancora una volta morirò uomo per svegliarmi tra gli angeli benedetti, ma anche quello stato io lascerò. Dopo il sacrificio della mia anima umana, angelica, diventerò ciò che nessuna mente ha mai concepito. Scusate se ho colto, ma io vedo la slide molto piccola, quindi ci vedo benissimo nonostante l'età. Quindi questa bellissima frase di Rumi. Adesso spero voi siate pronti, perché voglio farvi vedere un po' qualche esperimento, qualche frase veramente molto bella. Allora, il corpo astrale, vi faccio vedere solamente una foto, anche perché il resto lo farò vedere in un evento di cui poi Rosa annuncerà e di cui voi siete graditi, diciamo, privilegiati. Il corpo astrale è un corpo come il nostro. La prossima foto, ed è l'unica che vi faccio vedere, è una foto che io amo profondamente. È stata scattata da una mia amica in prima fila in una casa, la casa della poetessa Alda Merini, durante una manifestazione, il 10° anno di anniversario della sua scomparsa. Il comune di Milano, che gestisce questa casa, ha organizzato una serata per poche persone. Lei era riuscita ad avere questo biglietto e mettersi in prima fila con una soprano che cantava le poesie della Merini. Questa mia amica carissima si mette in prima fila, fa delle foto col suo telefono, finisce la serata, torna a casa, si mette a letto, comincia a rollare il telefonino e poi a un certo punto caccia un urlo. Perché? Perché in una foto c'era Ada Merini dietro la soprano che stava facendo gli affari suoi in casa sua. Siete pronti? Questo è un documento per me pazzesco. Non abbiamo nessuna taroccata, nessun fake, la soprano sta cantando e là in fondo vedete la poetessa che si sta muovendo in casa sua, esattamente poi noi come l'abbiamo sempre immaginata e vista. Perché questo? Perché la Merini è un'anima entelica probabilmente, molto evoluta, e quindi ha una capacità energetica molto molto importante. Quindi la Merini ha una capacità di muoversi attraverso le varie segmentazioni delle dimensioni che non tutti hanno, anzi diciamo che l'hanno in pochi. Però questo documento per me è molto importante, perché dimostra proprio la presenza del corpo astrale. Adesso andiamo a vedere la prossima. Dunque, forse eccola qua. Si può mandare, non penso di essere io, chiedo alla regia se si può mandare al mio via questo filmato, o i filmati non si possono sentire, chiedo alla regia, non si possono mandare. Allora Marco, un attimo, che adesso Sandro, che si occupa della regia, ci dà subito indicazioni se possiamo vedere il filmato. Sono due o tre piccoli filmati. Comunque, il primo filmato, anche se non si può, se non può partire, non importa, anzi è un peccato. No, adesso ci stiamo provando.
Nel frattempo lo spiego, sono due sorelle che stanno dialogando con loro papà e mamma tramite un piccolo fogliettino di carta che rimane sospeso sopra di loro e che a seconda della domanda o si ferma o parte veloce su se stesso. È qualcosa per me di fantastico. Perché ve lo faccio vedere? Perché ognuno poi ha il suo modo di dialogare con i nostri cari, ognuno la sua maniera di trovare quel punto d'incontro. Ecco perché lo trovo magico questo filmato. Allora Marco, scusaci, ma mi dicono dalla regia che non riescono in questo momento a mandare il filmato. Allora, questo lo potranno vedere se verranno alla Formula di Dio dopo il Esatto. prossimo weekend. E quindi, oltre a questo, torniamo con lo slideshow. Ne abbiamo un altro. Andiamo con lo slideshow. Anche questo è un filmato. Ce n'è uno anche prima. Vi faccio vedere giusto la foto. La foto qua. Vabbè, non importa. Praticamente questo è il filmato di eccola qua, la foto, e poi c'è l'altra, è un ragazzo che dialoga col papà che è scomparso, chiedendogli in quel momento di spegnere un lampione. E lui glielo spegne, ma glielo spegne in modo immediato, non è che glielo spegne chissà quando. E la stessa cosa fa il contrario e quindi gli chiede di accendere un lampione che era spento. E eccola qua, questo è l'inizio del filmato. Dunque, tutti questi filmati li vedrete in un prossimo appuntamento che io sto per dare. Ok, abbiamo capito che i filmati non possiamo farli vedere e quindi noi andiamo avanti con la nostra presentazione. Ancora filmati, vabbè, non importa, questa è tutta roba che faremo vedere in una seconda battuta. Ecco, invece queste sono foto. Allora, arriviamo dentro il mio libro, io racconto la vicenda di questa donna. Perché ve la racconto? Perché innanzitutto vi lascerà a bocca aperta, ovviamente. E poi perché per farvi capire che tutto è possibile, anche cose per noi logicamente riteniamo impossibili. Vedete questa foto? Vediamo tre cerchi e un bellissimo collier. Bene, la sintesi di questa vicenda è molto semplice. C'è una donna di nome Rebecca che il 30 ottobre del 2020 perde la sua cara adorata mamma. Sua mamma viveva con il suo compagno, suo marito, e Rebecca, una volta fatte tutte le funzioni, va a casa di sua madre per sistemare un po' tutte le cose, le classiche incombenze che arrivano sempre. E a un certo punto il marito arriva con in mano queste quattro cose che vedete, dicendo: Rebecca, ho trovato questi gioielli di tua mamma, li vuoi tenere tu? Rebecca a quel punto dice: No, guarda, mettiamoli qua in una scatoletta dentro il primo cassetto degli indumenti di mamma, perché era proprio arrivato, era proprio accaduto, quindi aspettiamo un attimo, li metto in questa scatoletta, li metto qua e poi in una seconda battuta verrò a prenderli e vedrò il da farsi. Anche perché, dice, tutti i gioielli sono in cassaforte. La mamma aveva una cassaforte in un caveau di una banca e ovviamente li aveva messi dentro un suo raccogli gioielli, che è quello classico in velluto che si arrotola, li aveva messi in questa cassetta di sicurezza. Fine primo atto. Secondo atto, dopo qualche settimana, quindi durante il mese di novembre, Rebecca torna per mettere a posto altre cose e, aprendo quel cassetto, la scatoletta, vi vorrei far notare che questi sono degli oggetti di grande valore, la scatoletta è sparita. Ovviamente in questa casa ci sono stati la governante e il marito e quindi ovviamente un po' seccata si reca da tutte e due e tutte e due negano di aver mai toccato quel cassetto, mai aperto quel cassetto. Non c'era niente da toccare, tutta roba che sapete non si tocca più, si lascia lì, è roba che fa la figlia, punto a capo. E quindi lei rimane molto seccata perché questi due oggetti, cioè i tre bracciali, i tre tondi e il collier, oltre che essi sua madre, avevano veramente un importante valore. A questo punto passano altre settimane e Rebecca chiede al direttore di banca di andare finalmente a vedere, passate tutte le pratiche, ovviamente notarili, successione, tutto quanto, di andare a aprire il caveau, la cassetta e vedere cosa c'era dentro. E l'appuntamento arriva esattamente in data 17 febbraio 2021, dove il direttore, in presenza per legge di un funzionario delle agenzie delle entrate, finalmente apre
questa cassetta. Vorrei farvi notare che l'unica persona che aveva la firma per entrare nel caveau era proprio sua madre. Non poteva entrare nessun altro ed esiste comunque, come ben sapete, un registro di entrata e di uscita con giorno, ora, tutto perfettamente preciso. Allora, questa si siede, il direttore apre la cassetta e viene fuori, ovviamente, il grande rotolo di velluto blu. Questo grande rotolo di velluto blu che viene srotolato completamente, ogni anello era al suo posto, ma attenzione, attenzione, sopra tutto questo srotolamento dove ognuno aveva il suo posto, c'erano i tre cerchi e il collier. Ripeto, c'erano i tre cerchi e il collier. Allora io adesso vi chiedo, razionalmente, com'è possibile che dal cassetto degli indumenti della madre sia finito dentro un caveau di cui nessuno mai sarebbe potuto entrare? Tant'è che a dimostrazione che non faceva parte di quel rotolo, non erano inseriti in qualche altra parte, erano adagiati di sopra. A questo punto lei rimane sbigottita, le manca l'aria, ovviamente, e chiede una prova. Qual è la prova da chiedere? Il foglio con le visite sul posto. Fosse mai che il marito è riuscito in qualche modo, poi si è dimenticato a dirglielo, tutta una struttura di cose inesistenti, perché dopo 15 giorni il direttore gli consegna una copia del registro dove l'ultima persona a essere entrata in questa cassetta di sicurezza era addirittura sua madre un anno prima. Nessuno mai ha messo piede. Quindi a questo punto stupitevi con me di questi oggetti che hanno avuto una sorta di teletrasporto, io poi narro questa vicenda molto articolatamente dentro il mio libro, di teletrasporto fino a dentro una cassetta di sicurezza chiusa in un caveau di una banca. Questa si chiama apporto, smaterializzazione, di cui noi saremo ampiamente in grado di fare. Ma non ho finito qua. Durante il mese di settembre dell'anno scorso, quindi 2022, Rebecca è al mare, nei lidi dove lei vive, ed è fine estate, c'è un cielo terso blu meraviglioso, e quindi lei è seduta da sola, a prendere il sole. A un certo punto si tira su e, siccome doveva fare una telefonata, era però un po' prestino, erano le 2 del pomeriggio, ha detto vabbè, aspetto un attimo, sapete le persone, no? A un certo punto vede questo cielo blu dentro il telefono e si fa un selfie, si prende la mira, si fa una foto. Adesso io vi faccio vedere questa foto di Rebecca che si fa da sola e lo andiamo a vedere insieme. Attenzione, Rebecca si fa questa foto e voi vedete nitidamente, sia alla sua sinistra che alla sua destra, due braccia. Queste due braccia, lì di fianco, non c'era nessuno. Queste due braccia sono alla sua sinistra sua nonna e alla sua destra sua mamma, ovviamente la figlia della mamma. Quindi nonna, nipote e la mamma. Questa foto per me è spettacolare, ma siccome voglio farvi vedere meglio di cosa si tratta, ho fatto dei riavvicinamenti. Osservate con attenzione il braccio di Rebecca. Guardate il tipo di pelle di Rebecca. Osservatela con attenzione, scrutatela. Adesso vi faccio vedere il braccio successivo, che è quello della mamma. Vedete che la colorazione è completamente diversa e vedete che è un pochino più raggrinzita, esattamente come una donna anziana che si è seduta tranquillamente di fianco a sua figlia a prendere il sole. Lo so che è difficile per voi immaginarlo, ma questa è una prova. Non solo, ma la foto prossima che io vi faccio vedere è ancora di più, perché questa è la parte sinistra, quindi questo è il braccio della nonna, però se voi osservate c'è l'ombra del sole. Pur essendo di un colore completamente diverso della pelle di Rebecca, quindi si vede che è un colore di un altro genere di corpo, chiamiamolo così, però fa ombra. Vedete che fa ombra? E questo per me è spettacolare e dal punto di vista della ricerca mi apre una marea di scenari di cui io mi butto dentro e ci cavalco, perché il mio compito è dirvi: non abbiate paura, c'è una vita che ci aspetta, c'è una vita che ci aspetta, non c'è solo questa, ce n'è un'altra e poi un'altra ancora, senza mai perdere la coscienza del sé.
non abbiate timore. Questa è una prova per me fantastica e ringrazio pubblicamente Rebecca di avermi fornito. Tra l'altro chiudo tutto questo capitolo di Rebecca anche con questo bellissimo messaggio che ha ricevuto. Ecco la foto attaccata della mamma e Rebecca pensa a sua mamma, osservate quel fiore verde e dopo pochissimo tempo si gira a guardare questo quadro con quel fiore verde messo in quel modo e guardate il fiore poi com'era. E com'è? Non è come, è così. È lei che viene lì e te lo piega in giù. Sapete quei fiori finti di fil di ferro? Lei arriva lì e te lo piega giù. E questo ovviamente cosa può fare? Sorridere, sorridere, sorridere e fotografarla, ringraziarla magari. Questo è il significato di queste presenze. Poi, come io dico sempre, chi mi vuol credere mi creda. Chi pensa che io ho fatto tutto questo, magari artificialmente, credetemi, dormo lo stesso stanotte, sto benissimo, sono felicissimo e quelli che mi ascoltano e che ci credono, fate bene, perché io vi assicuro, sono solamente un riportatore, un apripista. Io sono un apripista. Sta a voi poi andare a fare le vostre ricerche. Se voi ci credete, non avete paura, vi arriverà di tutto. Leslie Flint, il tempo corre. Abbiamo pochissimo tempo. Leslie Flint, dentro il libro parlo di questo grandissimo medium inglese. Perché ho scelto lui? Perché vedete, quest'uomo è stato l'unico ad aver fatto delle canalizzazioni con la sua voce, che però riportava la voce esatta col timbro esatto dell'entità deceduta. Wow! Che cosa significa questo? Vediamo nel frattempo se ho un'altra foto. Venne chiamata la laringe artificiale, persona serissima. Leslie Flint poi ha vissuto anche nel 1900, attenzione, persona di grandissimo spessore inglese, praticamente venne chiamata laringe artificiale. Praticamente quando lui andava in trance e canalizzava la persona deceduta, si creava dentro la sua gola, la sua laringe, una sorta di schiuma bianca, di materiale non esistente in Italia, che praticamente copriva il timbro, le vocali di Flint e permetteva all'entità di comunicare con la sua voce originale. Immaginatevi un Franco Califano che arriva e dite, cavolo, questo è Franco Califano, Gino Bramieri, Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi, Sandro Pertini, chiunque viene con la sua voce. Allora, innanzitutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che la famosa coscienza del sé non la perdiamo. Qui ci sono non so quanti nastri di registrazione, non è che vi sto raccontando una favoletta. Quindi andare a indagare vuol dire anche questo. Qui siamo oltre la metafonia, qui siamo oltre quello che è una situazione di comunicazione di scrittura automatica. Siamo di un uomo di una potenza pazzesca che riesce a canalizzare con la voce esatta della persona. Ecco, siamo arrivati, sono molto avanti. Vorrei farvi adesso ragionare su un altro percorso di studio, perché io sono qui anche per farvi portarvi pragmaticamente su una base di non inventarvi e non andare oltre inutilmente. Cioè, questo percorso di conoscenza non deve essere confuso con un entusiasmo esagerato e anche inutile. Uno di questi, per esempio, potrebbe essere la pareidolia. La pareidolia è la capacità di vedere delle cose che gli altri non vedono, molto probabilmente per un problema, per una questione di sinapsi del vostro cervello, che vogliono per forza vedere quella cosa, in mezzo alle nuvole, in mezzo al fumo, in mezzo a tante cose. Quindi attenzione alla pareidolia. L'unica maniera per vedere se è pareidolia è far vedere quella cosa che voi avete visto ad altre 10 persone. Se altre 10 persone vi dicono ma io qua non vedo niente, quella è pareidolia. Se altre 10 persone dicono sì, lo vedo anch'io, allora non è pareidolia. Vi voglio fare qualche esempio e vi voglio chiedere mentre voi vedete, ma secondo voi questa è pareidolia? Osservate questo fermo immagine di questo falò. Sulla sinistra voi vedete un viso o non lo vedete? Oh, attenzione, vi ricordo che l'entità, essendo entità sottile di energia, attraverso il fumo, attraverso il fuoco, riescono a manifestarsi. Quindi quel viso che vedete apparire sulla sinistra, la vedete o non lo vedete? Secondo voi è pareidolia o no? Seconda immagine. Osservate questo fumo. In alto a destra c'è un volto che viene fuori, il naso, l'occhio, la bocca.
Secondo me questa non è pareidolia perché è senza ombra di dubbio un volto, quindi è qualcuno che riesce a farsi vedere in questa dimensione grazie al fumo. Ok? E andiamo a vedere la prossima. Questa addirittura è la classica fiammella azzurra. Anche qui sulla destra vedete questo volto che guarda di lato. Secondo voi è pareidolia o c'è un volto che guarda di lato? Ma. E infine, forse ce n'ho ancora una. Eccolo qua sulla sinistra. Questo è un falò, vedete che c'è il legno davanti. Sulla sinistra vediamo apparire questi occhi, questo naso, questo viso grigio molto evidente. E qua vi chiedo, è pareidolia o è il fumo che fa questo gioco di riflesso? Ricordatevi che in tutte queste indagini quello che conta è sempre la sincronicità, cioè state pensando a qualcuno e vi arriva il volto, allora ha una potenza. Se invece siete lì, state guardando una foto e dite, boh, ma secondo me qui in questa fiamma c'è qualcosa, ha un'altra valenza. Per esempio, osservate questa foto di questa donna che sta facendo dei selfie e vedete sulla sua sinistra, sullo schienale, che è apparso un volto di una persona senza capelli, cos'è, un extraterrestre, un qualcosa del genere, esattamente sullo schienale, quindi non abbiamo più neanche né fiamme né niente. E voi direte, ma che cavolo è quello? Ve lo dico io, molto semplicemente, è il suo adorato papà, è il suo adorato papà. Ci sono, amore mio, ci sono, renditene conto, guarda, mi spiaccico sul retro della tua sedia, sullo schienale. Hai visto che bravo che sono stato? Sono io, mi riconosci? Certo che ti riconosco, sei tu, è uguale quell'immagine. Lo vedete che è uguale? Vedete quanti modi ci sono per farsi vedere, per apparire? Allora, siamo arrivati alla fine, come io avevo promesso ad alcune lettrici. Io finisco questa mia breve presentazione parlando dei cani nell'aldilà. I cani nell'aldilà hanno un ruolo fondamentale, così come i gatti, come i cavalli, i delfini e tutta poi la dinastia in discendenza, perché anche di là abbiamo dei gradi di evoluzione. Ma il fatto certo che vi do è che i nostri cani vi aspettano. Dico cani per non ripetere tutte le volte tutti gli animali, per leccarvi con la loro lingua ruvida ancora in faccia, ancora una volta. Ricordatevelo, il mondo del regno animale è il primo regno in cui tutti, ripeto, tutti sono obbligati a passarci. Quindi c'è chi abbraccerà il proprio cane e chi invece dovrà andare a lezione da un cane. Il quale cane sarà in cattedra a insegnare il significato dell'amore incondizionato. Ricordatevi che di là non ci sono più linguaggi, non ci sono più idiomi, lingue, niente. C'è un linguaggio unico. Io ho parlato con Perla. Questo è il mio grande amore. Perla lascia questa dimensione il 27 novembre 2017. Perla, un amore infinito, qualcosa di strepitoso, sempre con me dalla mattina alla sera. Guardate che occhi che ha. Ebbene, attenzione, durante un mio corso, una mia pratica di tecniche di medianità inglese, l'esercizio era quello di mettersi sotto una torcia nel buio, una torcia sotto il viso, chiudere gli occhi e pensare al caro estinto e potrebbe accadere che alcune parti del viso cambino espressione. Tutti gli altri partecipanti dovevano fare una foto per vedere se l'effetto era riuscito bene. Durante una di queste esercitazioni, una donna mi disse: Marco, ma su questa barba di questo ragazzo io vedo una cagnolina bianca. Era venuta a trovarmi la mia amata Perla. La mia amata Perla. Questo è il momento più triste della mia vita, quando decido di non cremare subdolamente, egoisticamente la mia cara, ma di prendere il suo corpicino e portarlo nei prati che più amava, quindi per me quello è stato un giorno terribile, ma poi sono stato premiato subito con questo effetto. Guardate la mano sotto che tiene in mano la torcia di questo ragazzo di cui si vedono gli occhi chiusi e vedete capovolta, perché a specchio quando dall'altra parte entrano di qui sono a specchio, capovolta c'è la mia cagnolina. Adesso attenzione, vi faccio vedere un'altra slide con lei più vicina.
sempre capovolta, ma adesso ve la faccio vedere perché capovolgo lui e vedremo lei, ovviamente, nella sua perfetta esposizione. Non è pareidolia quella, la mia perla, che è venuta a trovarmi, come dire, ehi, guarda che ci sono anch'io, hai capito? Ci sono e come? Chi vuole dirmi che questa non è la mia perla? Ebbene, cari miei, voglio chiudere con una lettera che i nostri cani, cari cani, ci scrivono e ci dicono per quanto riguarda la nostra vita in questo mondo. Una lettera piena d'amore, puoi andare in campo pieno e ve la leggo. Attenzione, caro padrone, ricorda, quando vai a casa, corri sempre per salutare i tuoi cari. Caro padrone, non perdere l'occasione di andare a fare una sana passeggiata se puoi. Fai che l'esperienza dell'aria fresca e il vento in faccia sia un'estasi. Prenditi un pisolino e quando ti svegli fai un sano stretch per risvegliarti e ripartire. Corri, salta, gioca, migliora la tua attenzione e soprattutto permetti alle persone che ti stanno in giro di accarezzarti. Evita di mordere, un semplice ringhio sarà più che sufficiente. Nei giorni di sole, in un clima molto caldo, bevi tanta acqua e ristorati, ti farà bene. E quando sei felice, danza. Cerca di essere leale, cerca di essere leale, caro padrone. Non finge di essere qualcosa che non sei. E quando qualcuno ha una brutta giornata, in silenzio, siediti vicino a lei e delicatamente fai sentire che ci sei. E poi, padrone, ricordi quello che diceva la tua nonna, ricordalo sempre. Il cane ha più amici perché muove di più la coda che la lingua. Questo tuo intervento è stato davvero molto interessante. Grazie Marco per aver condiviso con noi queste informazioni preziose. Grazie a voi, scusate. Intanto Marco, io voglio dire per coloro che vogliono approfondire ulteriormente le informazioni condivise questa sera, vi invito a prendere in considerazione l'acquisto del libro Noi siamo anima, una nuova indagine laica sull'esistenza dell'aldilà. È disponibile sul sito del Giardino dei Libri al prezzo di 12,25 euro. Ha ben 191 pagine ricche di informazioni sul tema. E se effettuerete l'acquisto sul Giardino dei Libri, avrete in omaggio un esclusivo PDF dal titolo dedicato a chi ancora è scettico sull'esistenza degli angeli. Io me lo sono stampato, Marco, perché l'ho letto. È Bellissimo, un file da scaricare creato apposta da Marco Cesati Cassin. E per tutti quelli che acquisteranno il suo libro sul Giardino dei Libri. E voglio ricordare che chi lo ha già acquistato, il libro logicamente, riceverà una mail con le istruzioni per scaricare il PDF. Marco, io ho letto, mi è sembrato molto interessante. Vuoi dirci qualcosa a proposito di questo omaggio che hai creato per i lettori del Giardino dei Libri? questo omaggio è per dare un'ennesima prova, partendo dalla vicenda di un grandissimo giornalista francese che è Pierre Jovanovich, che era un corrispondente finanziario in America, dove gli è accaduto un fatto così potente che l'ha talmente sconvolto, oltre che salvandogli la vita, che ha deciso di lasciare il suo lavoro e di fare una ricerca incredibile sull'esistenza degli angeli custodi. E quindi questo mondo si apre, queste energie fantastiche, stupende che stanno al nostro lato, e quindi questo PDF vi narra, vi lascia a bocca aperta e vi porta ad avere un'altra certezza. Imparate a dialogare col vostro angelo perché ce l'avete come. Quindi questo è un po' il motivo. Grazie. Senti Marco, sono arrivate tantissime domande, ma io voglio anche dire questa sera che tu hai organizzato un nuovo grande evento, ecco, ho preparato anche la slide che si terrà il 25 e il 26 febbraio, live streaming, la Formula di Dio, seconda edizione. Io ho qui anche il tuo libro.
E per chi vuole acquistare il biglietto o i biglietti e usufruire di un codice promozionale che farà risparmiare il 20% di sconto, può andare sul tuo sito Marco Cesati Cassini e inserire il codice promozionale, che il codice è GDLMCC23. Vuoi dire Esatto. qualcosa a proposito di Bene, questo quando la corso? ricordo, Milano CC23, a parte che già costa pochissimo, col 20% sono 16 ore di lavoro in diretta ma totalmente registrato, vedibile da qualsiasi dispositivo, dottor Massimo Citro, ingegner Vota, Manuela Pompas, ci sono un sacco di ospiti, ma soprattutto, scusate se mi permetto di dirvelo, lì finalmente posso dire cose che in pubblico, nel web, nel YouTube, vi dicendo, non posso dire. Quindi è un percorso ricchissimo di informazioni pazzesche su quello che è la formula di Dio. Voi uscirete rinforzati, è un percorso anche di studio, di ascolto, di prendere nota, rinforzati su questo. Se avete uno scetticismo, volete conoscere di più tutto quello che accade, non potete perdere questa occasione. Se siete impegnati, sappiate che è interamente registrato e lo potrete vedere quante volte verrete. È la seconda edizione, l'anno scorso è andata benissimo e ne ho preparata una ancora più potente. Tra l'altro ci sarà presente anche due persone live che faranno degli esperimenti con me in diretta e quindi al di là di ogni trucco e quindi sarete con me per vedere esattamente che cosa vuol dire dialogare con l'aldilà. Quindi secondo me non potete perderlo, però ovviamente dipenderà da voi. E questo 20% è proprio un regalo che facciamo perché a questo punto costa poche decine di euro. Quindi andate, fiondatevi, iscrivetevi, vi aspetto. Andate su marcocesaticassin.com o .it e li vedrete subito l'evento. Bene, allora Marco, ora vorrei aprire la sessione di domande e risposte. Sono moltissimi i partecipanti che hanno domande o curiosità su questo argomento. Io inizierei subitissimo perché veramente sono arrivate tante domande per Ok. te. Bene. Allora, Deborah ti domanda, ritroveremo le anime alle quali siamo stati legati o siamo legati? Quella ti do la certezza granitica. Non esiste nessuno che sia mai venuto a dirci non ho trovato nessuno. Quindi questa è una certezza granitica. Attenzione che come tu troverai le persone che hai amato e sei stata legata, non troverai nessuno che non hai amato o non sei stata amata. Quindi tu avrai esattamente quello che ti spetta. Questo genere di energie di persone non avranno più a che fare con la tua dimensione. Questo deve essere molto chiaro. Quindi assolutamente sì, sarà qualcosa di fantastico. E soprattutto, per fare un esempio, se la tua nonnina ti manca da 30 anni, tu la riabbraccerai e sentirai l'odore della tua nonnina, cioè proprio il suo profumo. Non è una cosa eterea, è quello che ci dicono sono proprio situazioni reali, molto reali, più reali di questa. Stefano domanda: come facciamo a riconoscere i nostri cari se abbiamo vissuto diverse vite e quindi abbiamo avuto tante famiglie? Bella domanda. Torniamo con il discorso dell'ubiquità dell'anima. Ok, siamo esseri umani, quindi devo farti un esempio un po' molto grezzo. L'anima è come se avesse una sorta di multifaccialità. Ok? Quindi la multifaccialità prevede che questa è la faccia dei tuoi cari, la faccia di te, la faccia della tua situazione. Non è che tu arrivi e vai a parlare con questa multifaccialità, con questa faccia, ma con questa. Quindi anche se ci sono racchiuse nell'anima tutte le vite, questo è un principio divino, ricordiamocelo che comunque ci sono dei principi divini e quindi a questo punto tu vai ad abbracciare tutte le persone che fanno parte di questa faccialità, non puoi andare ad abbracciare le persone della vita precedente, quella della vita precedente è un altro discorso. Elena, perché alcune persone hanno contatti con i propri cari come Rebecca e altre invece no? Anche questa è una bella domanda.
dipende moltissimo dal grado evolutivo e dal percorso della persona. Ti faccio un esempio. Se tu sei una persona timorosa, che non crede, che ha paura, che è stata condizionata dalla società, a comportarti in un certo modo, quindi hai paura, come puoi pensare di entrare in contatto con i tuoi cari? Non arriveranno mai. Sai perché? Perché la paura è un'energia molto bassa. E l'energia bassa non permette la vibrazione necessaria per comunicare con te e loro saranno molto dispiaciuti di questo, però ti aspetteranno con amore sulla soglia per dirti: guarda, che se non sono riuscita a venire è perché tu eri così, 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 così. Purtroppo è questo il fatto. Quindi le persone, non essendo tutte uguali, c'è chi ha questa possibilità e c'è chi invece non ce l'ha. Ricordi che poi non siamo tutti nello stesso punto di evoluzione, no? L'umanità è frastagliata, quindi ci sono persone meno evolute di noi e più evolute di noi. Io dico sempre che chi a vedere questo tipo di corsi e questo tipo di web non possono essere dei barontici, baros, che vuol dire appesantito, attaccato alla materia, non verrebbe mai accendere un webinar del genere. Voi siete anontici, dal greco anon, che significa in ascesa, stai andando su verso il cielo e quindi sei in ricerca, vuoi capirci di più. Ecco quella differenza, per esempio. Clarissa, c'è un modo per capire a che punto dell'evoluzione dell'anima ci troviamo? No, secondo me no. L'unico modo per capire è l'entelica, nel senso colui che sente che è arrivato alla fine del suo percorso e non è che comprende, sente. Ricordati che comunque le vite sono un'enormità, quindi essere alla fine è abbastanza improbabile. Dovresti proprio sentire su di te il peso di tutte le esperienze, zero paure, una consapevolezza infinita, perché vedete, l'ultimo stadio della vita su questo mondo, di queste reincarnazioni, è proprio l'illuminazione, che è più importante della saggezza. La saggezza ti completa la conoscenza, ma l'illuminazione ti completa la consapevolezza. Alla fine tutto quello che conta sarà semplicemente due paroline: io sono. E quindi no, non, secondo me non è così facile. Però io dico anche, scusate, cui prodest? Perché? Quando lo sai, se sei a metà, te ne mancano 20, vivi la tua vita pienamente, con entusiasmo, con gioia, sappi accettare tutto quello che arriva. E l'accettare quello che arriva prevede sia il buono che il cattivo. Nessuno ne è immune, anche se ai tuoi occhi ti sembrano tutti felici e contenti, non potrai mai sapere cosa c'è dietro quella porta dove vivono. Vai. Da parte di E, quando saremo anima, dove saremo? Saremo su un pianeta o nell'etere? Saremo, non è più, non è una questione di pianeta o di etere, siamo in un'altra dimensione. La dimensione, tra l'altro, è intorno a noi. Non è neanche sulla Luna. La dimensione del corpo sottile è in questo. Quindi quando noi diciamo sono intorno a noi, sì, solo che non avendo più il corpo fisico, il peso del corpo fisico, e avendo un corpo sottile fatto di energia, si muovono a una velocità pazzesca e quindi possono essere nel mondo ovunque. Nel mondo ovunque, in qualsiasi attimo, se vogliamo parlare di attimi, il tempo di là non c'è. Se volete, c'è un'idea di tempo, perché loro serve per star vicino a noi, per capire, ma il tempo non serve più, non c'è più l'orologio, il venerdì, il lunedì, il dicembre, no, è tutto perfetto, è tutta luce con dei colori di una lucentezza e dei profumi che noi non possiamo conoscere. Loro ci descrivono dei paesaggi, e io ne parlerò nel corso perché ho preparato proprio un nuovo slideshow pazzesco su queste narrazioni che abbiamo ricevuto, dei paesaggi che sono indescrivibili dal punto di vista umano e quindi cercano di arrivare il più possibile alle parole giuste per dire la lucentezza dei colori o colori che noi non conosciamo addirittura. Allora Marco, Nikita e altri, e poi subito dopo ti faccio Lucia, cosa ci può dire riguardo la cremazione? E Lucia domanda, rivedremo anche le persone cremate? Ma dunque, la cremante. Allora, ho detto prima, il vostro corpo fisico è come l'automobile. A te ti interessa se lo sfasciacarrozza e mette la tua automobile che ha fatto 400.000 km
nel forno ad alta temperatura o la metti in cima ad altre macchine, non te ne può fregare di meno. E questa è esattamente la stessa identica cosa, identica. Il corpo è un mezzo, non ti serve più, non funziona più, come di là si è rotta la cinghia, il cilindro non funziona più, qui si è rotto l'arteria, basta, finito, lo lascio lì e vado altrove. Quindi non ha la minima importanza. Più una volta ci dicono che quando voi andate al cimitero a trovarci e noi non siamo lì, noi accorriamo e vi abbracciamo da dietro, perché noi non siamo là sotto. È inutile che lo mettiamo a dire. E l'altra parte della domanda era, scusami, una la cremazione. Lucia diceva, rivedremo anche le persone cremate. E certo, appunto per questo, la persona cremata non è che scompare nel nulla. La persona cremata è il corpo che non serve più e quindi non è che quel corpo va di là. Quindi questa è una domanda non ovvia, perché se il corpo andasse di là potrei capirlo, ma quello sta lì, diventa polvere, diventa mangime. Cosa diventa il nostro corpo? È carne. Quindi a questo punto di là c'è il corpo bello, fresco, energetico, più giovane, più felice, che è quello che noi andiamo a vedere, che si chiama doppio. Quindi sono io in una materia sottile, che da qua la descrivo sottile, ma di là, essendo tutti uguali, ci abbracciamo e ci sentiamo con tutti i muscoli. Senti Marco, domanda, perché hai detto che egoisticamente hai messo la cagnolina nella terra? Non va fatto? No, ho detto egoisticamente, ho detto il contrario. Egoisticamente non ho fatto cremare la mia cagnolina, cioè quando io dico egoisticamente, perché le persone, non so se tu hai un cane, ma le persone che hanno avuto un cane l'hanno amato come l'ho amata io, cioè quei padroni che mettono il cane sul letto, per essere chiari, perché poi c'è il padrone che la tiene attaccata alla catena, il padrone che non la fa entrare nella zona notte. La mia cagnolina dormiva con me, ok? Quindi a quel punto, egoisticamente, se avessi voluto soffrire meno, una volta aspirata me ne andavo e il veterinario pensava a fare tutto, e invece ho detto no, questa volta non devi essere egoista, la prendi con te, affronti questo dolore e la vai a seppellire, e ti assicuro che è stata una cosa pazzesca, pazzesca. Allora, continuiamo con Ricky. Nel reincarnarci torniamo sempre e solo su questa terra o facciamo esperienze anche in altri luoghi? Nel reincarnarci facciamo sempre e solo esperienze su questa terra finché abbiamo terminato il ciclo. Quindi è un andi rivieni sempre su questa terra. Quando avremo finito il ciclo terrestre, quindi saremo diventati entelici, abbandoneremo per sempre questa terra e andremo altrove. Quindi si chiama punto di non ritorno, ma a questo punto attenzione, non siamo più umani, perché l'umano fa parte della terra, quindi non è che l'umano si mette il casco da spaziale e se ne va a vedere Venere. No, non saremo più umani, perché avremo conosciuto tutti gli aspetti dell'umanità e quindi li abbandoneremo, perché li abbiamo già sperimentati, e andremo a sperimentare altre cose altrove. Allora, Piera invece vuole sapere, potresti parlare della notte oscura dell'anima? Come no? La notte oscura dell'anima è un passaggio obbligatorio per tutti gli esseri umani su questa terra. Ovviamente dipende se tu sei consapevole o meno di questa notte oscura. Io cito sempre Madre Teresa di Calcutta, perché per me è stata l'emblema della notte oscura dell'anima. Perché? Perché questa grande donna, piccoletta, ragrinzita, ma con energia pazzesca, all'ennesimo corpicino in India, vista morire tra le sue braccia davanti a tutte le sue sorelle, alzò gli occhi al cielo e disse: ma che Dio sei tu che permetti questo? Che Dio sei? Attenzione che Teresa Calcutta è cristiano cattolica, quindi ha tutta una sua impostazione di vita e di visione della religione, e a quel punto cadde in questa profonda crisi chiamata notte oscura dell'anima di Madre Teresa di Calcutta, proprio perché perse la fede, entrò completamente in una confusione totale. Si dice che non l'abbia mai più ritrovata, però fatto sta che dopo un lungo periodo, perché poi la notte oscura dell'anima può durare una notte, ma può durare anche anni,
con Madre Teresa durò un paio d'anni, mi pare, e tornò, però era rimasta lacerata completamente, completamente lacerata. Roberta, quale bisogno avrebbero le persone morte di farsi vedere una volta morte? Quale bisogno? Beh, allora anche questa è una bella domanda, quali bisogni avrebbero? Infatti ci sono molti che non si fanno vedere, tanto per cominciare. Poi dipende dal tuo bisogno, tanto per cominciare anche di qua. Quindi tu sei disperata, non ce la fai, non riesci proprio a sorpassare il dolore, ti manca l'aria, cadi in depressione, questo si dispiace per forza, è tuo papà, la tua mamma, tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, vuoi che non si dispiaccia, vuoi che se ne frega? No. Quindi il bisogno sei tu che lo chiami e quindi lui farà di tutto per dire: ehi, guarda che sono qua. E tu però col dolore farai molta fatica ad accorgertene. Primo. Secondo, ci sono persone che sono di là che non accettano la loro nuova situazione, non l'accettano e quindi fanno di tutto per stare di qua. E quindi parliamo dei famosi fantasmi, chiamati così, questi corpi astrali che negano di essere morti, si sentono ancora vivi e quindi fanno di tutto per poter partecipare ancora alla Terra. E infine ci sono quelle persone che vengono chiamate per poter assistere persone che in questo momento sono incarnate e loro no. Io per esempio ho di fianco a me, ciao Cesare, come stai? Stai bene? Beh. La bellezza di 20 anni fa venne a conoscenza di avere un mio amico carissimo, che eravamo insieme nell'ultima mia incarnazione in terra di Galilea, ai tempi di Giulio Cesare, eravamo due consoli romani giù in Galilea, io poi venni, eravamo amici, vivevamo insieme, veramente fraterni, io poi venni richiamato a Roma e lui no, e quindi non ho mai più visto. Oggi sono qui incarnato e lui di fianco a me, e voi direte: ma che bella leggenda, che bella barzelletta. È la stessa cosa che ho pensato io. Peccato che a un certo punto, quando la medium ha detto: c'è Cesare che mi sta dicendo che se vuoi fargli qualche domanda, lui è molto disponibile a risponderti. E io ho detto: capirai che ci vuole. Senti, come sarà la salute? Lei farà finta di guardare nell'aria e poi dirà: la salute andrà molto bene. Invece lì mi spiazzò completamente. Mi disse: ah, ovviamente le domande le devi pensare, non le devi dire. Tanto io sento lui. Spiazzato completamente e io apposta feci delle domande inusuali in modo tale che lei non seguisse magari idealmente qualche e tutte le domande che io feci le risposte arrivarono precise e ti dirò di più che tutto quello che io chiesi sul mio futuro, sto parlando di 20 anni fa, è tutto esattamente accaduto, tutto. Rosy, se un'anima di un nostro caro si reincarna, si ha ancora la possibilità di avere ancora un contatto? Eh beh, l'abbiamo appena detto. Ah no, se si rincarna, Se si scusami. No, reincarna. no. Allora, innanzitutto i tempi di reincarnazione sono molto più lunghi di quelli che tu puoi immaginare. Non c'è una regola. Il mio maestro mi diceva: hai bisogno di fare evoluzione, di imparare, ti vieni spesso giù. Sei avanti con questa strada, vieni di meno. Però non stiamo parlando di 5, 10, 20, 30 anni. Comunque si dice che il minimo di passaggio è di 200 anni, quindi è veramente impossibile che tu possa vedere una persona che è la reincarnazione di tua nonna. No, questo assolutamente no. È più facile che tua nonna comunichi in altre maniere, ma non questo. Allora, Marco Maria e altri partecipanti domandano cosa accade a chi si suicida. Altra bella domanda. Il suicidio, contrariamente a quello che la gente pensa, solo il più delle volte condizionata, non è un atto che viene poi castigato dall'altra parte. Il suicidio fa parte il più delle volte del piano animico, del contratto dell'anima, così chiamato, e quindi io prevedo, prima di scendere al mondo, dato che ho visto la mia vita, non c'è nessuno che decide, ho visto, tutto è già accaduto, tutto è già accaduto, ho visto questa vita, l'ho scelta, e quindi prevedo che io finirò la mia vita a 65 anni perché è disperato, affranto, e tutto ha un significato, perché molti suicidi, per esempio, sono fatti in funzione degli altri, cioè gli altri sono messi d'accordo con quest'anima di assistere al mio suicidio perché così posso evolvere.
risolvermi col dolore, perché è così che funziona. Se poi andate a riprendere quello che vi ho detto all'inizio, quello che diceva Silver Birce, che questo non è il mondo reale, ma il mondo reale è quello, allora io entro in quel film dove io faccio questa parte, voi fate questa parte, dovrete soffrire. Ok, finché siamo di qua non abbiamo assolutamente benché minimo problema di niente. Quando entriamo da questa parte, ovviamente il film prevede tutta la recita, immersa fino al 100%. Questa è la regola del gioco, purtroppo. Andrea ti domanda, può approfondire cos'è un'anima evoluta? Come lo si diventa? L'anima evoluta è il frutto di tutte le esperienze che ha accumulato in tutte le sue vite e lo vedi da come si comporta, lo vedi da come agisce e lo vedi soprattutto dalla reazione che ha nelle leggi di causa-effetto. Quindi l'anima evoluta è una persona più equilibrata, una persona, se vogliamo, generosa, molto altruista. Ricordiamoci che l'altruismo è la moneta d'oro di Dio, quindi più tu sei altruista, più meno sei attaccato al denaro, più sei evoluto, c'è poco da fare, no? Oppure sei una persona che ha uno stato di consapevolezza e di percezione sul qui e ora, non rincorri continuamente tutti i fatti del passato o ti fai le tue illusioni sul futuro, sei molto qua. Tutti questi sono segnali di anima evoluta e permettimi di dirti che sei anche una persona generosa e sei una persona anche un pizzico anarchica, cioè le regole ti vanno un po' strette, cominci a dire sì, però io non mi metto così sotto piegato, qualcosa devo reagire sempre nella norma, sempre nel lecito, però cerchi comunque di reagire a tutta una serie di pressioni dettate. Questa è un po' l'anima evoluta. Francesca, la mia cagnolina, oltrepassata da poco, può rincarnarsi e tornare da me? È successo, quindi la risposta che ti devo dire è sì, tra l'altro è successo al Massimo Citro, quindi ti assicuro che Massimo Citro è una delle persone più ponderate, studiose e culturizzate che io conosca, quindi non è uno che si fa le canne e mi racconta le cose, io poi conosco perfettamente il suo cane, che è la reincarnazione di un altro cane, però non è nella norma, nel senso che può accadere, ma non accade spesso. Vero è invece che la vostra cagnolina, quando era in vita, sia spesso cagnolino, sia spesso un mezzo di comunicazione dei vostri cari, quindi non che la cagnolina diventa il vostro caro, è il vostro caro, ma diventa un mezzo di comunicazione. Quindi magari quando ti mettono con la testa sopra le ginocchia, ti guardano con quegli occhioni e voi gli dite, ma come fai? Solo tu mi capisci. È molto probabile che in quel momento ci sia la vostra mamma e il vostro papà che sta mettendo la testa sopra le vostre ginocchia, ma voi non lo sapete. Voglio farti quest'altra domanda da parte di Patrizia, che ti chiede, a proposito degli spostamenti degli oggetti, come nel caso dei gioielli di Rebecca, qual è il messaggio che la persona cara ci vuole mandare? Caspita, più enorme di così, sono lì che ho visto i gioielli nel cassetto, sono lì, cioè è un messaggio di uno sprizzante, di una gioia incredibile, non solo, ma aspetta figlia mia, ti voglio stupire, non faccio cadere un vaso o accendere una luce o spegnere o aprire una tapparella, no, vado molto più avanti, faccio qualcosa di spettacolare, smaterializzazione e rimaterializzazione dentro un astuccio di velluto in un cavò. Questo è voglio stupirti, amore mio, sono qua e ti faccio questa firma incredibile. Questo è il bello, veramente questo, la gioia. Deborah, possiamo vivere dimensioni parallele? Possiamo vivere dimensioni in parallele. Questo significa che abbiamo una capacità, se vogliamo, di fare dei viaggi astrali. I viaggi astrali in genere si fanno di notte, grazie al nostro corpo eterico, che è collegato con un filo argentato al nostro corpo fisico, però bisogna avere anche poi delle capacità di cui si può fare sicuramente esperienza e preparazione per arrivare a ricordarseli poi questi viaggi, perché non è che tu il viaggio astrale lo fai così sveglia, prendi un biglietto e vai, lo devi fare in uno stato di onde, chiamate onde teta, che ti portano ad avere questo tipo di esperienza. Leggetevi i libri di Robert Monroe, che penso che magari tu ce li avrai, che è il più grande viaggiatore nel tempo dei viaggi astrali, e comincerete a capire che cosa voglio significare. Ti voglio fare la domanda di Riccardo.
Tutto ciò di cui hai parlato questa sera si trova nel libro? Assolutamente sì, mi permetti di dirti che si trova anche nella formula di Dio, che tu ovviamente hai, quindi uno e l'altro. Se tu non hai formula di Dio e non hai, non è che lo voglio fare per farti per forza prenderne due, ma se vuoi fare un percorso di conoscenza completa, cominci con uno e finisci con l'altro. Allora sì che ti fai tanta roba. Perché dentro c'è tanta roba, il frutto di tanti anni di studio, e con lì puoi partire per fare la tua ricerca a modo tuo, con un metodo, con una disciplina, perché tutti possiamo avere le nostre notizie, tutti. Non c'è bisogno di passare le serate davanti a YouTube, potete arrivarci tutto. Leggete questi libri e ci arriverete. Grazie Marco per aver condiviso le tue conoscenze e per aver risposto alle domande dei partecipanti. Sfortunatamente non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, ma siamo comunque grati per il contributo che ognuno dei partecipanti ha dato questa sera. E io voglio ricordare di nuovo il tuo libro Noi siamo anima, una nuova indagine laica dell'esistenza dell'aldilà. È disponibile, come dicevo prima, sul sito web Il Giardino dei Libri al prezzo di 12,25 € e ha ben 191 pagine ricche di informazioni sul tema. E se effettuerete l'acquisto stasera sul Giardino dei Libri, avrete anche in omaggio, come appunto dicevamo all'inizio della serata, dal titolo dedicato a chi è ancora scettico sull'esistenza degli angeli. Eccolo qua. Io l'ho stampato, è un file da scaricare PDF ideato da Marco Cesati Cassin apposta per tutti quelli che acquisteranno il libro. E chi No, ha... Dimmi? volevo. No, chi acquista va avanti, ma che No, abbiamo? volevo semplicemente ricordare che chi ha già acquistato il libro, perché ne abbiamo già venduti tanti, riceverà una mail con l'istruzione per scaricare il PDF in omaggio. Prego. Volevo soltanto annunciarvi che io ho firmato settimana scorsa un contratto con il Corriere della Ah, Sera. te lo volevo dire perché l'ho letto. Sì, Il 12 racconta un po'. aprile. Fino a fine anno, ogni settimana uscirà un piccolo libricino scritto dal sottoscritto. Ogni settimana, quindi sono 30 libri, Trenta. con il Corriere della Sera, quindi una collana dal titolo Meditazioni. Una volta la consapevolezza, poi il maestro interiore, poi il risveglio, la vibrazione, l'energia, un sacco di materiale molto importante. E per me è un onore essere stato chiamato dal Corriere della Sera, che quindi ovviamente mi fa molto piacere. Era così per fare un piccolo promo. Bene, Ok, allora a chi dire complimenti? io, grazie, ma andate a prendere questo libro al giardino perché è importante. Poi sapete una cosa, i libri rimangono quelli, siete voi che cambiate, quindi il libro è importante, sottolineatelo e poi andatelo a riprendere, andatevi a rileggere certi passi, perché nel frattempo voi siete andati avanti con questa famosa evoluzione. E senti, un'ultimissima cosa prima di andare in chiusura, voglio ricordare il tuo corso online, appunto organizzato da te, Marco Cesati Cassin, che si terrà il 25-26 febbraio, ecco qui la slide, in live streaming, la formula di Dio seconda edizione, visto che l'hai fatta anche l'anno scorso, un enorme successo, vero Marco? Ospiti importanti come Citro, Vota, Pompas, tanti altri, anche di nuovi, esperienze in diretta, confessioni che non si possono fare in pubblico online per ovvi motivi, apprendimento, 16 ore di lavoro. Iscrivetevi perché ne vale la pena. Potrebbe essere anche un regalo, potrebbe essere anche qualcosa di piacevole, ce l'avete lì per sempre. Andate sul mio sito marcocesaticassin.it.com. E voglio ricordare che chi si iscrive con il codice promozionale avrà un risparmio del 20% e dovete inserire il codice GDLMCC23. Esatto, bravissimo. Io ci 20%. sarò, Marco, io ci sarò. Se ti Assolutamente. seguirò, oltre te, tutti gli altri invitati, relatori, e sarò molto contenta di esserci. Ok. Allora,
Io voglio invitarvi a seguire sulla nostra pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/ilgiardinodeilibri, dove potete condividere con noi i vostri pensieri su questa serata, lasciando un commento sul post relativo. E vi chiediamo inoltre di commentare sotto al video della registrazione di questo webinar, che sarà disponibile gratuitamente già da domani. Riceverete un'email con il link. Grazie a tutti per aver partecipato a questo webinar. Spero che l'intervento di Marco vi abbia fornito nuove conoscenze e spunti di riflessione sull'argomento dell'aldilà. Vi ricordo che tutti i libri di Marco saranno e sono disponibili sul nostro sito Il Giardino dei Libri. Io, Marco, li avevo anche tutti qui, compreso il tuo ultimo gioiellino. E che dire, grazie ancora a Marco per aver condiviso con noi la tua esperienza e conoscenza. E prima di Buonasera. salutarci, stai lì, vorrei condividere, se vuoi condividere, un messaggio finale con i nostri partecipanti, perché Marco sono tantissimi, ringraziano, serata aspettata, insomma, di tutto. Grazie mille Marco, sono veramente partecipanti che hanno, si può dire, gioito di questa meravigliosa serata. Grazie a voi, veramente, grazie di cuore. Non abbiate paura, andate avanti, non finisce mai. Questo è il mio messaggio. Grazie, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo webinar. Io e te, Marco, ci sentiamo. Grazie di nuovo, buonasera a tutti. Un abbraccio. Ciao.